Andrea, una sconfitta contro Jesi, una delle squadre più forti del campionato, una gara dove Giulianova in difesa ha tenuto botta, ha avuto qualche problema in attacco, però comunque ha avuto la forza e il coraggio di rientrare in gara avendo anche fondamentalmente il pallone della vittoria. Ma diciamo che Jesi ha vinto con merito perché ha condotto tutta la partita e l'ha giocata come voleva lei. Noi abbiamo giocato una partita disordinata e subendo l'avversario. Questa partita qui, per assurdo, però deve darci più forza e più convinzione di una vittoria. Mi spiego meglio. Se giocando come abbiamo giocato, sicuramente subendo l'avversario e rincorrendo tutta la partita, siamo riusciti con una buona squadra che adesso è in un gran momento e gioca molto bene, lo sapevamo, a tenere una partita ai 60 punti, a perderla avendo la palla per vincerla, vuol dire che abbiamo delle qualità. Chiaro che siamo giovani, abbiamo fatto delle scelte pessime, tanto è vero che il giocatore più di esperienza, cioè Di Carmine, che anche lui stava faticando, ci ha riportato in partita leggendo la partita. Abbiamo gestito male tanti palloni. Credo che abbiamo fatto almeno 7-8 palle recuperate consecutive con brutti tiri. Perché? Perché non abbiamo letto quello che l'avversario ci dava, ma soprattutto, e questo non deve succedere, ci siamo innervositi. Innervositi con gli arbitri, innervositi con noi stessi perché sbagliavamo e abbiamo affrettato. Questa è la gioventù, lo sapevamo e dobbiamo lavorarci. Ripeto, Iesi ha meritato, ha giocato a tratti molto bene. Noi siamo stati bravi a non mollare mai. Era una partita in cui, non facendo mai canestro, potevamo prendere l'imbarcata. E se gestiamo un po' meglio l'ultima azione che voglio rivedere, possiamo anche portarla a casa. Ne ho vinte tante così e ne ho perse tante così. Non sarebbe stato altro che il basket. Però ripeto, Iesi ha meritato questa partita.